Bene, ora proviamo a vedere in che modo si costruisce il codice di Hamming, in particolare del numero 175 che per comodità ho già convertito in numero binario. Sempre per comodità ho già costruito una griglia nella quale ora mostrerò una serie di codici colorati che mi sottolineano i bit di posizione 1, 3, 5, 7, 9, 11, poi quelle 2, 3, 6, 7, 10, 11 e così via che mi serviranno per la conversione. Sempre allo stesso modo ho preparato una griglia nella quale inserire i codici. Quindi a questo punto per partire ci basta inserire il codice. Quindi mettiamo 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 e 1. A questo punto non rimane che fare i calcoli. Occupiamoci prima della posizione numero 1 che richiede il controllo dei seguenti bit. Il bit numero 1, 3, 5, 7, 9 e 11. A questo punto vediamo che si tratta di 1, 2, 3 bit a 1, quindi per arrivare alla parità dobbiamo aggiungere un 1. Ora vediamo i bit di posizione 2 e 3, 6, 7, 10, 11. In questo caso abbiamo 1, 2, 3, 4 bit a 1, quindi dobbiamo aggiungere uno 0. Per i bit di posizione 4 dobbiamo controllare 4 bit consecutivi, 4, 5, 6, 7 e il bit numero 12. In questo caso abbiamo 1 e 2 bit di posizione di valore 1, quindi dobbiamo nuovamente aggiungere uno 0. Infine, gli ultimi bit consecutivi sono tutti 1, sono 4, quindi dobbiamo aggiungere uno 0. Il codice è pronto.